smetterla di pagare le tasse a questo mostro che prende vita attraverso questi politici corrotti, ladri, che poi costruiscono degli imperi finanziari sulla scorta, sul furto delle nostre risorse, attraverso l'aumento dei costi delle opere pubbliche con il sistema ben noto delle tangenti. E allora a questo punto bisogna interrompere, bisogna smetterla di continuare a pagare le tasse. È immorale farlo. È immorale sprecare le risorse in un momento, soprattutto come questo, con una grave crisi socio-economica e questo fa veramente gridare vendetta. Non possiamo assistere così passivi. Sono delle tecniche per poter, come dire, fare un'obiezione fiscale, rispettando anche quelle che sono le norme dello Stato italiano, per cui noi abbiamo realizzato una manualistica, un vademecum, che abbiamo distribuito, che è disponibile anche nel nostro sito www.plebiscito.eu, per non pagare le tasse senza rischiare alcunché. Ci sono ovviamente tutta una serie di procedure, di tecniche e di norme che prevedono la possibilità, come dire, di farlo nella piena legalità. Per cui questo è il consiglio sicuramente per chi teme, come dire, ritorsioni che non ci sono, non c'è alcun tipo di, non ti vengono a rubare la casa, ma c'è tutta una tempistica, ci sono delle procedure per cui lo si può fare in piena tranquillità e se non ora, quando?